Nuovo video immobiliare. Eccoci qua, dobbiamo fare una serie di cose oggi. Ti portiamo con noi a vedere nuovi immobili che stiamo valutando di acquisire, immobili che abbiamo già acquisito e che sono in uno stato avanzato di accantieramento e tante altre sorprese. Iniziamo. Eccoci qua, via Galilei, Modena. Il cantiere 110% molto velocemente, ma soprattutto procede altrettanto velocemente la nostra ristrutturazione dell'immobile. Eccoci qua, grazie. Guardate chi c'è qui. Benissimo. Wow! Mamma mia, mega bello! Faccia? Mamma mia! Abbiamo acquisito questo immobile a 145.000 euro a dicembre. Siamo a marzo, già venduto a 270.000, dobbiamo incassare, abbiamo già incassato la caparra, dobbiamo incassare il resto ad aprile più o meno, e il cantiere è ufficialmente finito. I più attenti di voi si ricorderanno che qui avevamo pensato di fare un balcone a loggia. Infatti avevamo previsto di retrocedere la parete, un po' come hanno fatto degli altri inquilini ai piani sotto, e fare un balcone loggiato, perché questo palazzo non ha balconi. La cosa bella è che nel business plan avevamo considerato questi costi, ma poi chi ha acquistato sulla carta questo immobile ha detto che gli piaceva così com'era, non voleva il balcone a loggia e quindi abbiamo anche risparmiato qualcosina. Questi sono i bagni, molto belli. Molto bello. È venuto bene. Fa vedere? Questo è il bagnetto che abbiamo ricavato dalla sala, restringendola leggermente, perché prima era un grande rettangolone. E altre cose che abbiamo portato come migliorie, abbiamo fatto messo un po' di faretti. Questi faretti sono sia estetici ma anche funzionali, perché passa il tubo dalla reazione del bagno. L'ultima cosa che rimane indietro, i più attenti di voi diranno: ma che brutti infissi. Bene, questi fanno parte dell'intervento 110. Quindi quando abbiamo deciso di acquistarlo sapevamo che era già stato approvato l'intervento, ci siamo accollati il costo dell'intervento, perché c'è una quota che rimane in capo agli inquilini, l'abbiamo deciso di pagare noi. Non vengono sempre così bene, ma questa è perfetta, e una volta arredato questo sarà veramente un immobile bellissimo, rifatto con sia dentro che fuori. Direzione Reggio per vedere una nuova opportunità. Questa volta a guidare però è Giorgio. Abbiamo cambiato driver. Ah no, ecco, spieghiamo la storia di questo immobile. Allora, ogni volta che pubblichiamo un video sulle nostre operazioni immobiliari riceviamo o proposte di finanziamento, oppure persone che ci vogliono vendere i loro immobili, oppure agenzie che ci propongono immobili. Questo è il caso di oggi. Un'agenzia di Reggio Emilia ci ha contattato, ci ha detto che appunto aveva a mano un immobile che andremo a vedere, che riteneva interessante. Sembra interessante anche per noi, quindi siamo qui ad andarlo a vedere. Stiamo parlando di un asilo, un ex asilo, da cui potenzialmente potrebbero uscire 4 appartamenti. Siamo in centro a Reggio Emilia, vediamo. Via Leonardo da Vinci, questo è l'asilo. Andiamo a vedere. Questo ha lavorato come asilo fino a qualche anno fa e adesso vediamo, c'è già il piano per la conversione ad abitazione. Mamma mia, altissimo. Esatto. Mamma mia, altissimo. Ah, ecco, questa è la planimetria. Sì, no, quello che pensavo è che forma dargli? Gli appartamenti? Uno, due. Ma sì, ma con degli stanzoni così grandi come fai a dividerlo? Cioè c'è da pensarci bene. Poi c'è questa parte qui che è un edificio, sempre locale tecnico, che potrebbe diventare le cantine. È due piani anche questo? Sì.
Allora, sembra interessante, dentro tanti ambienti molto ampi, possibilità di farci tante cose. Il problema sono gli spazi esterni e il fatto che non si riuscirebbe ad avere un balcone. Qua siamo molto, è molto congestionato. Questo è il secondo blocco dell'edificio, che potrebbe essere tipo sì, locale tecnico, cantine, cose così, però c'è dal confine e non ci si riesce neanche a girare attorno quasi. Quindi qua ci vorrebbe chiaramente una sede per provare a delimitare un po' gli spazi, però questo è quanto. Strano che l'ha fatto disassato, cioè non è allineato. Ce l'ha dalla Carola, ci possiamo dare anche noi, eh. E questo com'è che è catastato? Come magazzino. Vabbè, ok, può essere una, sì, tipo... tipo soffitta. Cioè, questo è l'unico ingresso? Yes. Sì. Chiaro. Ok. Ci è piaciuto? Partiamo dal presupposto che, eccolo lì, è proprio una casina carina carina in mezzo ai palazzoni. Quella di Up. Sì. Il film della Pixar. Giusto, è vero, è vero. Qual è il problema? Il problema è che fare degli appartamenti da vendere in un contesto così è molto difficile, perché non ci sono gli spazi attorno. Quindi quello su cui siamo orientati è potenzialmente quello di fare il 8 bilocali da mettere potenzialmente a reddito. Perché? Perché adesso andiamo a vedere dov'è l'ospedale. L'ospedale è vicinissimo. Ehi, ehi, zitto. E quindi potrebbe essere molto interessante fare una serie di bilocali, o potenzialmente ci potrebbero stare anche dei monolocali soppalcati da mettere a reddito, da vendere a... Mettere a reddito? Oh. Infatti, e poi vediamo. Ecco qua. Questo è già l'ospedale, lui? Sì. La forma dell'ospedale ce l'ha. Pronto soccorso. Quindi è effettivamente a 500 metri in linea d'aria dall'ospedale. Tra l'altro ci diceva l'agenzia che l'ospedale di Reggio sta diventando un centro per quanto riguarda, cioè un centro specializzato per quanto riguarda il cuore. C'è questo nuovo dipartimento che si chiama Core. Ah, ecco questo Core. Che core. Da qui il gioco di parole. Core. E quindi sì, già questi, tutto il parcheggio dell'ospedale. Deve essere a 150 metri. Sì, quindi è oggettivamente molto comodo. Quindi l'idea è interessante. E adesso, quali sono i compiti da fare? Allora, bisogna chiaramente capire quante unità abitative si riescano a recuperare da quello che era un edificio commerciale. Tutti gli effetti, perché è catastato come ufficio. Va verificato a livello, dopo la conversione, che cosa può, quante unità si possono creare. Se può stare in piedi un progetto di 8 bilocali, se invece magari ci potessero stare anche più monolocali, ci sono molte possibilità, quindi valutiamo questa cosa qui. L'altro tema sono i parcheggi, perché chiaramente puoi farci quante unità vuoi, ma dipende se il comune te lo fa fare, se ti chiede dei vincoli, cioè se ci sono dei vincoli per i parcheggi. E basta, quindi adesso stiamo contattando il geometra che ci faccia un progetto qui su Reggio e vediamo se e come approfondire. Nuovo giorno, nuove operazioni immobiliari da fare. Oggi dobbiamo fare due acquisti per due immobili, Piazzale Risorgimento e Via Rovigo. Andiamo dal notaio. Later. Rogito, fatto, ma dopo ne abbiamo un altro, quindi abbiamo mezz'ora, allora vi facciamo vedere cosa abbiamo appena acquistato. Tada, siamo in Via Rovigo 17 e noi siamo al primo piano. Allora, ingresso, tipico pavimento anni 70, cucina, abitabile, salona, bella grande, e qui invece abbiamo la zona notte, con una camera, tac, un bagno e un'altra camerona grande. Ma qual è il progetto di questo appartamento? Come intendiamo dare valore a questo appartamento? Questa era la cucina. Bene, quello che andremo a fare è restringerla, portando più in qua la parete di mezzo metro circa. La trasformeremo in studio e questo invece diventerà sala con angolo cottura. Quindi ampliamo la sala spostando in là questa parete, creiamo l'angolo cottura e questo ambiente viene inglobato con l'ingresso. L'ultima cosa che dobbiamo fare è un altro bagno, perché questo è un bagno abbastanza grande, però è uno. Ci sono due opzioni. La prima è spostare questa parete, eventualmente fare, allargando il bagno più grande, farne due all'interno dello stesso,
quindi dividendo a metà questo, oppure l'altra opzione è quella di ricavare un bagno dentro questa che è la camera padronale, magari sfruttando questo angolino. Queste sono le opzioni. Adesso il lavoro passa al geometra che farà il progetto definitivo, ma noi non perdiamo altro tempo perché abbiamo un altro orologio da fare. Andiamo. Secondo rogito fatto ed eccoci qua, piazzale Risorgimento. Vi facciamo vedere cosa abbiamo preso. Palazzo signorile, con tanto di portineria. Eccoci qua che entriamo. Ta-da! Questo attualmente è un ufficio, prima però era un appartamento, quindi non ci saranno grossi problemi a riconvertirlo come ufficio. Però chiaramente abbiamo verificato prima questa possibilità con il geometra e non abbiamo vincolato l'offerta al cambio di destinazione d'uso, cosa che magari in certi contesti uno fa, ma in questo caso no, e ci siamo presi il rischio che qualcosa vada storto. In realtà le probabilità che qualcosa vada storto sono molto limitate. Quindi, come è fatto questo appartamento? Allora, abbiamo questa che è la cucina, infatti si vedono gli attacchi lì, questa che è il salotto, piuttosto grande, una camera da letto lì in fondo, corridoio assolutamente inutile che elimineremo, questa è la camera da letto di prima, bagnetto e seconda camera da letto. Il progetto prevede appunto il cambio di destinazione d'uso e anche una rimodellazione degli spazi, in particolare dall'ingresso la vista sarà questa. Questo verrà convertito a studiolo, quindi da due camere passiamo a due camere più studio, potenzialmente tre camere da letto. Questa parete verrà abbattuta perché questo corridoio è assolutamente inutile e questa mega sala, molto bella, molto luminosa, nonostante non siamo esposti a sud, e verrà ampliata perché appunto tireremo giù questa parete. Anche questa parete verrà spostata indietro di mezzo metro circa per dare spazio alla cucina che verrà messa per così, e nello spazio notte faremo un secondo bagno. Questo è il bagno, abbastanza grandino. Dobbiamo ancora decidere se fare un nuovo bagno in questa che è la stanza più grande o in quell'altra. Però i metri ci sono, la posizione c'è, è molto buona. Siamo alle porte del centro, siamo in un primo piano ed è un primo piano incredibilmente molto luminoso. Questo appartamento ora ufficio è stato acquistato per 150.000 euro e la previsione di rivendita è sui 250-260. Per via della posizione, del fatto che è ristrutturato in un contesto signorile, contiamo di riuscire a venderlo in tempi molto brevi. In ogni caso, rimani sintonizzato, clicca mi piace, iscriviti al canale così vedrai l'evoluzione di questo progetto e ti aggiornerò in un prossimo video. Later. Arrivo, Bene, questi che cosa sono? Sono i contratti con l'impresa che ristrutturerà i due appartamenti di Via Rovigo e Piazzale Risorgimento, le ultime due operazioni che ti abbiamo fatto vedere. Abbiamo fatto il rogito il 28 di marzo, iniziano adesso i cantieri e speriamo entro due mesi di averli finiti. Infatti guarda che belli i rendering, li abbiamo già dati alle agenzie, queste inizieranno a promuovere questi mobili ai loro contatti e speriamo di andare a compromesso di vendita tra pochissimo. Ti saluto, ci vediamo al prossimo video.